Buonasera dal Pian Castagnaio, siamo al Parco Automatico Equestre Maronna di San Pietro sull'anello che vedrà la corsa del Palio il prossimo 18 di agosto. Prove libere a disposizione delle contrade che porteranno alla scelta del cavallo che poi sarà ufficializzato il giorno della prova, dopo aver effettuato il 17 agosto, dopo aver effettuato le previsite al mattino e quindi aver superato i protocolli sanitari richiesti. Allora, su questa pista, che ricordo è stata inaugurata lo scorso anno, il 12 agosto, la Contrada del Borgo, con Dubbio, con il cavallo Dubbio e Walter Puscedo, una accoppiata che ha ben poche presentazioni da farsi. Ultima vittoria nel 2023. Dubbio ha corso il Palio straordinario del 4 maggio ultimo scorso, vinto dalla Contrada di Castello, l'avversaria tra l'altro della Contrada del Borgo, che proponeva l'accoppiata che vediamo in questo momento, Walter Pusceddu e Dubbio, una coppiata scelta dal capitano Antonio Angelini. Allora, Dubbio ha anche partecipato vincendo una batteria alle corse organizzate dall'amministrazione comunale il 1 aprile ultimo scorso, propedeutica appunto anche al Palio straordinario del 4 maggio dedicata alla figura di San Francesco di Assisi nell'ottocentenario, da quando il santo patrono d'Italia, a cui Piancastagnaio è molto legata, ricevette le stigmate sul Monte Laverna. Allora, inizia a muovere Walter Pusceddu. Il 10 di agosto, la sera della presentazione del Palio, ci sarà anche una scena che va a confermare Walter Pusceddu fino a eventuali situazioni impreviste, ma tutto è possibile. Comunque va a confermare, ad oggi possiamo dirlo che va a confermare Walter Pusceddu in questo sodalizio con la Contrada della Pinetina, che vede come priore Sarafè e capitano appunto Antonio Angelini. Allora, Dubbio, 5 anni di proprietà, coproprietà tra alcuni, proprio contradaioli della Contrada di Borgo e lo stesso Walter Pusceddu. Ecco, ora inizia un galoppo, un cavallo che conosce molto bene questa pista, quindi vediamo questa sera che tipo di prova deciderà di fare Borgo. Un palio, quattro giri, qui è il Verrocchio, quattro giri più un tratto di questa diretta, la metà più o meno, e proprio in questo istante c'è il banderino dell'arrivo. Allora inizia un leggero galoppo Walter Pusceddu, una pista che presenta due curve non uguali, di raggiatura diversa, e due breve diretture su un percorso di circa 330 metri. Inizia a muovere Walter Pusceddu con Dubbio. Thank you.
vediamo, allunga in questo momento il proprio galoppo. Tanti contradaioli qui al Parco Tematico Equestre, una giornata che si conferma calda, molto calda. In questo, dopo il mese di luglio, anche agosto si sta facendo distinguere per un clima veramente inusuale. Ecco, ha già rallentato Walter Pusceddu, ha richiamato Dubbio, ricordo 5 anni. Ed ecco che si sta già slacciando il cap. Zucchino, chiamatelo come volete. Ecco, sembra aver terminato la propria prova, la contrada del Borgo, una prova che era un po' nelle aspettative. Un cavallo, un fantino che conoscono molto bene questa pista, pur essendo una pista inaugurata lo scorso anno, ma c'è stato il palio, tra il palio anche le corse del primo aprile, giorno di Pasquetta, una riunione molto interessante e seguita da tanti appassionati, e poi il palio di maggio, straordinario, vinto appunto dalla contrada di Castello con Aiosi Sedini e Giuseppe Zed. Ecco, vediamo le intenzioni di Pusceddu, cosa deciderà, se far risentire l'area della mossa a Dubbio. Un cavallo che sempre che verrà confermato è atteso, perché è un po', a mio avviso, chiamata a una sorta di prova del 9 dopo un palio di maggio dominato dalla contrada di Castello, che ha vinto con diverse lunghezze di vantaggio. Quindi dobbiamo, secondo me, valutare il cavallo Dubbio. Questa è la sua primavera grande occasione, al di là della bella vittoria durante le corse del primo aprile. Interrompiamo, vediamo. Credo che Pusceddu torni indietro. Ecco, stanno stendendo il canape, sta salutando i bimbi delle contrade e torna verso la zona della mossa. Quindi non interrompiamo e attendiamo. Allora, intanto che viene steso il canape, vorrei ricordare che da quest'anno una delle novità introdotte dal Comune assieme al Magistrato delle Contrade, che si occupa assieme all'amministrazione, che è il punto di riferimento principale, comunque dell'organizzazione della festa, perché il palio è inserito all'interno di una festa più ampia, che riporta anche Piancastagnaio ai tempi degli antichi statuti, quindi al XV secolo, e proprio una sera esiste, all'interno dei giorni del palio, esiste appunto la festa degli statuti,
con l'esibizione dei tamburini e degli sbandieratori che si sfidano tra loro in un torneo chiamato Aste Bacchetta. Allora, vediamo. E vediamo, appunto, il canape è stato steso, è stato provato. Aspettiamo ormai di vedere questa mossa. Chiaramente il giorno del palio è tutt'altra cosa, sarà tutt'altra cosa. Ma questi giorni servono proprio per questo tipo di valutazione da parte dei fantini. Non c'è un mossiere, no? I fantini non indossano neanche i colori delle contrade, quindi c'è libertà sotto questo aspetto. Allora, vediamo. Il 10 di agosto la presentazione del palio, quest'anno, vediamo, si avvicina, dipinto, commissionato a Francesco Lauretta, e poi anche la presentazione pubblica, vediamo, scusate, del cupello che andrà alla contrada che più si è distinta durante le uscite, come il corteo storico e la processione. Eccola, vediamo. Una leggera uscita. Vediamo se si fermerà solamente una prova oppure Walter Pusched ne proverà un'altra. Nel frattempo volevo concludere il discorso. Il cupello, appunto, che ha la forma di un piatto fondo, che a Piancastagnaio viene chiamato popolarmente cupo, e da lì questo termine coniato ormai da almeno una venticinquina d'anni. Ecco, scende da cavallo Walter Pusched. Quest'anno il cupello realizzato da un artista locale, Vichy, e poi ci sarà anche la presentazione, sempre il 10, dello scudo ligneo di Aste Bacchetta, realizzato anche quest'anno da un artista di Piancastagnaio, scusate. Bene, devo chiudere, terminata la prova, contrada del Borgo con Walter Pusched e il cavallo Dubbio.